assolto ancora una volta. Qualcuno un giorno dovrà rendere conto a Silvio Berlusconi e al paese della persecuzione giudiziaria che in 30 anni è stata sistematicamente e scientemente attuata contro l'uomo e il leader politico. 136 processi, 135 assoluzioni. Se non fosse per quella sentenza della Cassazione del 2013 per frode fiscale, che da più parti fu raccontato essere un vero e proprio plotone di esecuzione schierato contro di lui. Sì, ma assolto Berlusconi ancora una volta, e la decisione di oggi in suo favore non è che l'esito di una vicenda purtroppo vera, fatta di migliaia di udienze, di centinaia di milioni spesi fra avvocati, consulenti, per difendersi nelle aule dei tribunali da un capo all'altro del paese, e allo stesso tempo la forza d'animo di Berlusconi di mantenere intatto e profondo il legame con gli italiani, che lo hanno scelto per 3 volte presidente del Consiglio sull'onda di un consenso senza precedenti. E sì, che nel 1994, nata Forza Italia, costituito il primo governo di centrodestra, si consumò contro il leader quello che ad oggi pare essere stato un vero e proprio attentato agli organi dello Stato. A Berlusconi, a Napoli, mentre presiedeva un vertice internazionale, fu recapitato dalla procura di Milano e prima ancora a mezzo stampa un avviso di garanzia per concorso in corruzione, accuse dissolte nel nulla, ma che fecero cadere un governo voluto dai cittadini. Di lì in poi, a cascata, l'attacco concentrico da parte di certe procure e i risultati opposti, compresi in un logo a procedere. Oliberian, assolto. Lodo Mondadori, assolto. Corruzione dell'avvocato Mills, assolto. Corruzione senatore De Gregorio, assolto. Processo SME, assolto. Processo Rubi, assolto. Tangenti alla Guardia di Finanza, assolto. Media Trade, assolto. Acquisto dei terreni di Macherio, assolto. Medusa Cinematografica, assolto. La lista prosegue. Andremo avanti per molto, fino ad arrivare ad oggi, nella certezza che giustizia è stata fatta e che nulla ha potuto scalfire l'integrità di un uomo e di un grande leader. Ma questo è un servizio giornalistico? Resta l'amarezza per i torti subiti, ma un antico proverbio recita così: Berlusconi non torna sempre a casa, e ogni volta il tempo, che è un galantuomo, rende a Berlusconi onore e verità. E mi alzo i piedi, cazzo. Alzo i piedi. Abbiamo, amici, appena assistito a 2 minuti e 25 di servizio andato in onda su Rete 4, in cui un bravo collega, io lo voglio chiamare collega, ha deciso di scrivere questo pezzo, questo articolo fatto anche con quel distacco necessario che si deve sempre avere. Assolto. Che si deve sempre avere nei confronti del proprio padrone. Il distacco necessario. Assolto. Necessario. La forza d'animo. Assolto. Ci sono dei passaggi quasi poetici, oserei dire. Passaggi in dolce stil novo. La forza d'animo, nulla ha potuto impedire il collegamento con gli italiani. La vicinanza con gli italiani. Voglio semplicemente dire al collega e amico che ha vergato questo meraviglioso pezzo della durata di 2 minuti e 25, andato in onda su Rete, voglio semplicemente dirgli grazie signor ministro. Assolto. Grazie, no, non è lo stesso, sono due persone. Me lo puoi chiedere gentilezza, farmelo risentire per piacere? No, dall'inizio è troppo, 2 minuti e 25 è troppo. No, me lo devi mandare in onda, lo devi mandare assolto ancora una volta. Qualcuno un giorno dovrà rendere conto a Silvio Berlusconi e al paese della persecuzione giudiziaria che in 30 anni è stata sistematicamente e scientemente attuata contro l'uomo e il leader politico. 136 processi, 135 assoluzioni. Se non fosse per quella sentenza della Cassazione del 2013 per frode fiscale, che da più parti fu raccontato essere un vero e proprio plotone di esecuzione schierato contro lui. Sì, assolto Berlusconi ancora una volta, e la decisione di oggi in suo favore non è che l'esito di una vicenda purtroppo vera, fatta di migliaia di udienze, di centinaia di milioni spesi fra avvocati, consulenti, per difendersi nelle aule dei tribunali da un capo all'altro del paese. Mantenere intatto e profondo il legame con gli italiani, che lo hanno scelto per 3 volte presidente del Consiglio. Non ha impedito di tenere il legame stretto con gli italiani. Bellissimo.
ragazzi, è bellissimo. Sgarbi, ancora sgarbi. Mi auguro che ce ne sia di più, incredibile, incredibile. Alessandra da Milano, vai. Eccoci, eccoci. Allora, passala questa dose di adrenalina, così magari ti riprendi, sì. Perché si sta avverando il tuo peggior incubo. Stai diventando un vecchio rincoglionito. Ma vecchio rincoglionito, sarà lei. Male. Sarà lei. Io stai sto invecchiando male, benissimo, mi sento benissimo. Malissimo, faccio quello malissimo. Che mi pare e dico quello che mi pare, che è la condizione migliore che tutti vorrebbero avere. Ma sarò squallido per te. Per te ascolta, sarò squallido. Che c'entra ascolta, il fatto che uno invecchia bene o male? Di quelli con gli extraterrestri. Parlaci di non so che cazzo di paratera, OnlyFans, ma non parlare di politica perché sei scandaloso. E in che cosa perché sarei scandaloso? Stanno, dimmi, in che cosa? Tu dimmi. Stai facendo si stanno passare la roba tutti. Della soluzione di Berlusconi. E che cosa? E allora? Come se adesso i giudici hanno detto va, si può i trombare, giudici lo hanno perseguitato. Male. Lo hanno perseguitato. Così, io vado oltre Mediaset, quello che si dice. Lo hanno perseguitato. 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 Lo hanno perseguitato. Perseguitato, 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 ricordatevi, perseguitato. Ha pagato persone per dire il falso. È stato un questo non è stato provato, non è stato provato. E se avesse fatto così avrebbe fatto bene. Allora, peraltro, dimmi, avrebbe fatto perché bene. Ha mandato la Minecchi? Perseguitato, 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 perseguitato. Povera moralista, povera moralista del cazzo. Povera moralista del cazzo, povera moralista del cazzo. Anti-berlusconiana di complemento, anti-berlusconiana, odiatrice, odiatrice seriale. Ma perché? Senti, non me ne frega un cazzo, calmiamoci. Ti rispondo come disse il grande Battiato. Perché mai dovrei pagare di extra dei rincoglioniti come te e come quell'altro? Chi è? Allora quell'altro lui chi? A casa sua può fare il cazzo che vuole, Berlusconi, sì. Ma non può organizzare cene con i soldi pubblici. Ma quali soldi pubblici? Stato, ma quali soldi pubblici? Ma quale puttane? Perché puttane? Ma perché puttane le chiami così? Perché? Che, che hanno fatto le di male? Non male. Erano puttane, tra l'altro, che non è una cosa non negativa. Non erano puttane. Le vere puttane sono i giornalisti come te. Sì. Le vere puttane sono ma i giornalisti sì, ma tu, come siamo te. Tutti puttane dal nome cosa. Di un famoso io libro, peraltro. Io oltre 10 anni fa vivevo alle Canarie. Stavo un chi po' se ne fotte? A fare, sì, ora ti spiego, a fare un'escursione nel nulla. Arriva l'autista dell'autobus, salgo, mi sente parlare italiano e fa ah, italiani, bunga bunga, che figura di merda! Una figura di merda internazionale. Ma perché io avrei detto beh, che male c'è a fare bunga bunga, scusa, che male c'è a fare bunga bunga? Che male c'è a fare bunga bunga? Che male c'è a fare bunga bunga? È ottimo il bunga bunga, magari lo potessi fare io il bunga bunga come l'ha fatto Berlusconi. C'è del male quando usi le minorenni. C'è del male quando stai usi attenta, stai attenta sulle minorenni, stai attenta, non c'era nessun soldo tuo. Sei una povera frustrata, sei solo quello, una frustrata invidiosa, frustrata invidiosa e odiatrice. Purtroppo il martellamento che hai il martellamento che c'è stato su giornali eccetera eccetera e stampa eccetera, su Berlusconi ha provocato ha creato Alessandra da Milano, una specie di Robocop. Senti, ma quale Robocop? Ti devi vergognare. Come te. E chi se ne fotti? Non so che fa. Fai pure la giornalista, pensate. Perché le sai anche tu le cose. Le sai anche dove tu. La fai la giornalista? Dove la fai la giornalista? Sono cazzi miei. L'altro giorno, quello che sta accanto a te, evidentemente l'alieno se n'era andato a fare un giro e ha detto una cosa, poi si sarà subito ripreso. Ha detto, il giornalista non è di parte, non è né di destra né di sinistra. E tu, ci sono coglioni, si sa, quello dico sì, meglio che se dico là. Fate schifo! Chi fa schifo? Chi fa schifo? Chi fa schifo? Comunque ha ragione. Questa tu pure Parenzo. No, la schifo pure Parenzo. La sua, questa sua telefonata. Un attimo di lucidità e ha detto, caro ascoltatore, ma lo sai che il giornalista non è di destra e di sinistra, non ha cose politiche. Ferma là, psicopatica, ferma là, psicopatica, ferma lì. Di vetro, altrimenti quando esci inquini, quando esci inquini. Oh, abbiamo ancora con noi la signora Alessandra da Milano che si è autodefinita giornalista, magari lo è per davvero, che me l'ha detto di tutti i colori su Berlusconi. Signora Alessandra, vuole aggiungere molto qualcos'altro? Bene. Tra l'altro in quel messaggio che mi sembra sia suo prima mi ha detto che sono un pezzo di merda, ma va benissimo, per carità, io mi prendo tutte le pietre. Sono stata pure gentile, sono stata pure, in quel momento ero in mezzo alla strada e non potevo esagerare con dunque le parole. Dunque io sarei un pezzo di merda. No, ma lei non si deve calmare. Sì, sono un pezzo di merda. Sì, perché
tu fai disinformazione. Faccio disinformazione, vai, sì. Disinformazione. Su che cosa faccio disinformazione? Adesso, io, assolto, guarda, assolto, 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 senti, assolto. No, senti, adesso io non mi metto qua alla zanzara a fare, tu lo sai perfettamente, io che lo cosa? So, e quindi che cosa? Io so perfettamente. Di che cosa mi devo vergognare? Tutto è stato assolto in primo grado. Ma che assolto? È stato assolto per un vizio di forma. Vizio di forma. Ma tu sei malata di mente, sei malata di mente. Imputati, adesso ci siamo svegliati che i testimoni sono imputati, comunque di Azzecca e Carbugli sono sempre esistiti. Però fermi un attimo, ti stava sentendo prima una signora che ha chiamato, che si chiama Michela Morellato, nostra amica from Vicenza. Buonasera signora Morellato. Buonasera signora Morellato. Buonasera, buonasera. Cosa ha da dire? Cosa da dire alla signora Alessandra? Sa la signora Morellato che l'unico talento che ha è quello di aver sposato un e aver sputtanato anche un glorioso e grande militare della NATO degli Stati Uniti, oltre ad essere una donna molto carina, bella, appariscente, un po' eccentrica nelle sue modalità espositive, sì. Ma che cosa sa la signora Morellato di Berlusconi? Cioè, no, voleva dire, rispondere, cioè, rispondere in realtà, no, ad Alessandra. Io da onesta cittadina che sono, volevo solo dire che sì. La signora se la deve prendere con i magistrati, perché brava, hanno sbagliato loro. Bravissima. Non è, io sono una semplice ragazza del popolo che dice la verità, e la signora poi mi dispiace che sia così agitata a prendersela con un mio amico, spero che magari la chiamata perché da sola non si sa difendere. La secondo me, signora, preso paura. Io le consiglio che lei doveva andare a quelle feste così si prendeva un po' di cazzo, perché ma non mi sembra che buttare sul volgare perché sa parlare come così, come non si trova terreno, gliela assicuro. È un pezzo di merda, appunto. Oh, no, calmi, siamo Morellato, è molto diretta. È molto diretta e però da un certo punto di vista, Alessandra, mi sa che qui c'è un po' di invidia nei confronti delle ragazze del Bunga Bunga, del cosiddetto Bunga Bunga. Lei... allora voi adesso la volete girare così perché non sapete che dire. Se la volete girare così, che è anche una cosa abbastanza schifosa e paternalista, come se io mi dissi che cosa non no, lo ma so. È una domanda io la mia, è una domanda, dicendo, però serpeggia un po' di invidia. Lei serpeggia un po' di invidia. A me fa solo rodere il culo che un giornalista, e anche un giornalista che ha un certo peso, non stiamo parlando di un giornalista che scrive sul blog, fa disinformazione. Questo mi fa rodere il culo. E qual è la disinformazione? Solo, è stato chiamato l'amica tua. Ma che quella ha chiamato lei, incoglionita. Ma che me ne frega a me della Morellato o di Alessandra da Milano, con tutto rispetto della mia amica Morellato, naturalmente. Non è che devo chiamare lei per farmi aiutare a combattere con una deficiente come te. Dai, allora, su. Tu hai fatto passare che i giudici hanno detto che si possono fare le feste con le puttane. No, la questione ma era non una è semplificazione per dire che è tutto questa. È iniziato dal fatto che hanno rotto i coglioni a Berlusconi per la questione minore. E perché per la conclusione è un paese moralista e Berlusconi certo, è caduto per quello. Certo, certo, quello. L'hanno allora, dipinto come un puttaniere, cosa che peraltro è una cosa nobile a fare il puttaniere. Senti, rispondimi a questa domanda, perché hai fatto i complimenti a Stessi per essere pagato a non fare un cazzo e poi te la prendi con chi prende 300 euro di reddito? Ma di quello non fa un cazzo, non con i soldi nostri, non con i soldi nostri, rincoglionita, non con i soldi nostri, Feltri. Con i soldi miei che vi voglio dire, pago le tasse. Aspetta, aspetta, Morellato, aggiunga, prego. Che le signore che sono state a queste festine erano andate tutte volontariamente, non erano state forzate, quindi... nel senso, secondo me, chiamare sempre questa storia pallosa del patriarcato, la morale, basta. Una va a scopare liberamente, liberamente. Io non so i suoi argomenti quali sono, ma le ho già detto che la questione Nessuni. Non è andare Nessuni. A scopare o meno, capisce? La questione ma non no, è ma io parlavo del discorso. Poi se lei è amica di quelle che sono andate a fare il bunga bunga, buon per no, lei, certo. Se si va a prendere allora, il caffè insieme, lo sa, vada a testimoniare anche lei, lo dica. A livello di immagine, ogni può avere il suo pensiero, però a livello giudiziario, io sono esperta perché ne ho passati di processi, hanno sbagliato i magistrati e sa una cosa? Chi è che paga alla fine? La libertà a Berlusconi che gli era stata levata, il tempo non glielo dà indietro nessuno. Il tempo, il tempo. Signora, in cosa hanno sbagliato i magistrati? Mi dica, hanno fatto indagini in un modo che non dovevano fare. Fammi parlare con la Morellato. Fammi parlare con la Morellato. La Morellato all'inizio ti ha detto una cosa. Forse di mezzo c'è il bisogno di qualcosa, un suo bisogno di qualcosa. Dico io una domanda. Ma la volete buttare a cazzo e figa? Senti, io no, però è vera. Bravissima, non c'è problema su questo, signora.
No, c'ha un compagno, dice che ha un compagno Alessandra, dunque non, è, sì, non ha la frustrazione, okay, diciamo, della mancanza di, vabbè, della mancanza, ragazzi, di... Bene, io comunque devo riempire una scheda, sì, no, sto scherzando, no, dai, un gioco, mi stanno simpatica, ecco, appunto, no, scusi, ci siamo relato, come sta Adam 24? Guarda, non lo so ancora, non ci sono buone acque in questo momento. Ah, avete litigato un'altra volta, avete... incredibile. Infatti sono qua con un altro amico, saluta. Scusa, da quanto tempo, è che lei non ha, da quanto tempo è che non fa sesso con Adam 24? Da quanto tempo non fa sesso con Adam 24? È da San Valentino. Dal 14, vabbè, non è, vabbè, che è passato sono pochi giorni, per lei è tanto. Signora Alessandra, lei conosce Adam 24? Magari lo posso, perché ne parla la signora Morellato, cioè, lo sa che, lo sa che è provvisto di un randello, ma ti ho detto, no, io così, ho il 28, ho vinto io, che sì, 28, ah, adesso, quella c'ha il 28, signora, lei quella c'ha il 28, ma quale 28? Sì, 28, faccelo vedere il 28, ciao a tutti, mamma mia. Ragazzi, ma tutti oggi chiamano Conte Dolfin, che è successo? Conte, che c'è? Conte, quanto tempo? Conte,